rilasciata dai Mussolini nella Lituania. Ci voleva su biglietto, perché io avevo la carrozzina qua, con 10 uomini, sapeva, aveva un elettricista, un fabbro ferraio, insomma 10 uomini, motorista, magnetista, 10 uomini, tutti, 10 uomini, ognuno venivano dalle fabbriche del capo di Torino, venivano. E io avevo questi uomini con me, e io votavo, avevo responsabilità. Queste sono le Questi sono i patenti. padelli che io. Questi sono i militari, di quando ho fatto militare. Perché a Siri facevamo l'esame militare. Ma questa è una della Libia. Una della Libia, vedi? Quella che è del 41, quando è? Del 40. 41. 41, 25 luglio del 41. Questa è in... Questa è dopo. Questo è il 36. Ah, quando è Il 36. Quindi lei ha vissuto la prima e la seconda guerra mondiale, diciamo. questo? Cosa si ricorda di quel periodo? Ricordaci a questo, nella prima c'è stato mio padre, nella guerra di prima. E quando è venuto come con una mantellina molto rovolata dell'intemperie che avevano visto, perché quando stavo vivo da prima è stato un problema. E allora mio padre non faceva altro, che me lo raccontava, che andava al gabinetto e buttava tutti i saggi che gli davano. Queste sono parole di mio padre. Un saggio, appena lo prendeva dal gabinetto, io gettava già, perché non volevo mangiare, perché avevo visto che gli era in buona salute, come no, per prima linea. All'indomani hanno ammazzato e non c'erano più. Allora mio padre, un uomo sapiente, anziano, ha capito che mandando la fronte non tornava più. E della seconda guerra che cosa si Della ricorda? seconda presa, io, per dirci la verità, mi dissero che avevo 8 anni in più. E mi hanno fatto per il territorio dell'Italia. E io mi hanno portato Caltagirone dal Sulzo, un quartiere del Sulzo, Caltagirone, Gran Michele, Partenico, Alcamo, facevano uno stato dove venivano nei confini ad Alcamo, sai, ogni anno. Io la sera però, perché le notte camminavano gli aerei a tutto il bagno, non c'erano cani e cose, ci Scagliavano sono... le bombe. E questi molti credi io. Chi ti ha visto? Chi ti ha visto? Là. E ti ha visto il capitano, prima arrivo qui, un capitano in Libia, mentre era in Libia, l'hanno fatto vedere il cimitero dei militari italiani. Lo sapete chi era? C'era una lastra di sopra, un cimitero tutto una lastra, una lastra, tutto, ogni uomo una lastra. Come si spingeva da cosa che cioè a Balade sopra e spaccava il marmo. E in mezzo c'è, in Balade c'è una cosa di un 15 cm. Come spingere le cose, veniva tutti scelti con tutte le cose, e mi ci portavano da andare. E poi mi dicevano che in Libia, il superiore nostro, mi dicevano che dove pigiano i militari nostri, prigionieri, ci svegliarono il sesso, e stanno all'interno una cisterna, e il sesso cacciatoriano l'hanno messo in un barile col sale e gliel'hanno mandato a Cavanna. Al generale Cavanna
di insomma, a chiedere le donne, ci hanno mandato, perché ci avevano rubato la Libia ai nostri, non rubata, a forza di Gnavia, quando lo fai. Sì, sì. E vi chiamano prigionieri, i bersaglieri. I bersaglieri, la forza italiana tutto, i stanno dentro la buccia, i neri. Mm-hmm. Gli avevo mangiare e ci portavano con le porte, ma non c'era, c'erano ieri i trivolanti. Lì in giovane si separavano, ci sono i caserme chiusi, come caserme, no? Mm-hmm. E allora avevo mangiato e ci portavano con le erme, ci portavano con le erme, ci portavano con le erme, perché avevano mangiato, i neri. E allora che cosa succede? Succede che di Lencia, di rabbia che avevano, che stavano vivendo tribole con tutta il petrolio, peana e cose, tutte cose ne avevamo pigliato. No, no, e che del 910 mondi, quando si avvicinava. Questi non hanno fatto altro, capigliano tutte queste bersaglieri e ci togliano tutte cose e ci mandano al generale Cadorna, che era lui che comandava l'esercito. Ci mandano a Roma. Capito quando ci arrivava questo barrile? Dice, ma che cosa ci hanno mandato? La donnina, usate per i sardi qua. Dice, e invece, vanno per scopicciare, dice, che mi sono loro che mi aiutano. Cose di sporcazione tutte, e dice, non sai chi devi, tutto.